Il presidente Jole Santelli, prendendo la parola alla fine del dibattito sul bilancio preventivo 2020, ha usato due volte la metafora del cassetto. La prima volta, quando ha chiesto a Pippo Calipo di aiutarla ad aprire i cassetti della regione Calabria. La seconda volta, riferendosi alle risorse comunitarie che il governo potrebbe drenare alla Calabria, ha detto che i cassetti sono pieni di cambiali scadute, aggiungendo che in regione ci sono tanti personaggi obliqui. Tante zone grigie, tante persone che circolano e non si riferiva ai dipendenti. Ha detto anche che enti in liquidazione da 8 anni che fanno ancora assunzioni e questo il sottobosco che la governatrice vuole disboscare. Da qui la spiegazione del perché la declinazione del programma non è stata fatta ieri, perché in sostanza la programmazione va calata nella realtà del coronavirus che non sarà più come prima. Una nuova era su cui la Regione Calabria deve fare i conti. La Santelli ha fatto due brevi cenni al tema della sanità, ricordando che in questo caos della catena di comando ha fatto premio la rete autoctona. Il GOM di Reggio Calabria ci ha prestato presidi che tardavano ad arrivare. Quanto alla programmazione, ha gettato le basi per quello che sarà il dibattito della prossima seduta, il prossimo tema di discussione per gettare un ponte di lunga durata. A inizio di seduta, ieri a Palazzo Campanella a Reggio, la discussione si era impigliata nelle numerose richieste di ordine del giorno e di presentazioni di mozioni, soprattutto sul tema del Covid-19. Poi il lungo elenco degli interventi, Mimmo Bevacqua ha aperto le danze parlando fra l'altro di un bilancio che per la prima volta, oltre a non essere passato dal vaglio di una commissione consiliare, non ha visto nessuna interlocuzione preliminare con le forze sociali e imprenditoriali. Il risultato è sconfortante, solo tagli lineari, inferti con criteri esclusivamente ragionieristici. Poi però il capogruppo PD Bevacqua, pur continuando a muovere critiche alla maggioranza, ha chiesto scusa per quello che la precedente giunta, guidata da Mario Oliverio, ha fatto, anzi non ha fatto. Anche Carlo Guccione del PD ha condiviso le scuse. Insomma, la mancata approvazione del bilancio è stato un errore di matita blu. Solo Giuseppe Ajeta, in qualche modo, ha difeso la vecchia maggioranza, paragonando il tema all'Islam del discernimento. La relazione è stata svolta dall'assessore al bilancio Francesco Talarico, che ha fatto anche notare come dal settore idrico e da quello dei rifiuti ci sono per la Regione Calabria milioni di crediti. Si è passato al documento di economia e finanza della Regione Calabria per gli anni 2020-2022, articolo 36 del decreto legge 23/6/2011, numero 118, con un emendamento Molinaro approvato a maggioranza, proposta di legge numero 1 del 2011, d'iniziativa della Giunta regionale recante legge di stabilità regionale 2020, approvata a maggioranza, bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022, approvata a maggioranza. In questi provvedimenti sono state esposte e votati numerosi emendamenti. La maggioranza è stata compatta a respingere le varie proposte dalla minoranza, proveniente soprattutto dal gruppo del Partito Democratico. Che noi abbiamo un'eredità difficile alle spalle, lo dico come schieramento, come centrosinistra, perché è ovvio che il fatto che noi qui questo pomeriggio siamo costretti di tutta fretta a approvare il bilancio, perché siamo in dodicesimi, io ritengo quella scelta che fu fatta allora fu fatto un errore da parte della Giunta dell'epoca di non approvare il bilancio entro dicembre, come è stato fatto da Presidente Bonaccini. Saremmo stati in un'altra fase oggi, ovviamente, maggiormente rispetto alla vicenda del coronavirus, che è cambiato totalmente, parliamoci con molta franchezza tra di noi. E anche tra di noi, con molta franchezza, diciamoci la verità, è difficile vedere quale sarà l'evolversi della vicenda, non solo sanitaria ma anche economica. Io sono molto preoccupato, perché si può ironizzare, possiamo ironizzare sulle cose che ha detto ieri Conte, ma noi la seconda fase non significa che abbiamo sconfitto il virus, assolutamente.
se noi non stiamo attenti e riparte il focolaio, è la fine, da un punto di vista sanitario ed economico. Con grande senso di responsabilità, affrontare il problema con senso di iniquità e di giustizia sociale, non facendo andare la nostra nazione a due velocità, le regioni del nord e le regioni del sud, pur se capiamo, e lo capisco a maggior ragione io da medico, che giustamente in questo momento forse le regioni del nord hanno più bisogno dal punto di vista di aiuto e sostegno dal punto di vista sanitario, non fa altro che dire: prendiamo questi soldi che intanto da 3 anni noi non abbiamo mai avuto e che per 3 anni sono stati al sud circa 21 miliardi, quindi oggi ci ritroveremo ad avere oltre il danno pure la beffa, non li abbiamo avuti in questi 3 anni e quindi sono mancate per lo sviluppo della nostra regione, oggi ci vengono sottratti per darle alla regione del nord. E questo lo dice anche per stessa ammissione del ministro per il sud Giuseppe Provenzano, dove dice che ha definito questa perdita un furto di risorse, e noi non ce lo possiamo permettere, perché siamo convinti che non solo, come dicevo prima, non andranno più assegnate, ma saranno una perdita importante. E lo Stato deve preoccuparsi ed aiutare le regioni maggiormente colpite dal virus, però non deve fare delle politiche economicamente sbilanciate, questo è quello che noi vogliamo. E il ritardo delle regioni del sud non deve pagare ulteriori scotti, anzi deve da questo punto di vista cercare di risollevarsi.